Allora, dunque, ricordo dei primi viaggi quando mi spostavo e stavo cercando la città dove io poi avrei vissuto nel percorso di studi, che è Bologna. E questi viaggi che erano sempre un po' avventurosi, fatti con l'espresso, il treno notturno, dove succedeva di tutto, o addirittura utilizzando l'autostop dei camionisti, quindi dormendo nelle cabine. E mi ricordo che avevo poco più di 20 anni, e questi anziani che spesso capitavano, mi davano passaggi, mi davano del voi. E questa cosa dell'anziano che dava del voi a me, che dovevo ancora iniziare un percorso di studi, mi dava molta, insomma, tenerezza. Non so perché mi è venuto, adesso ho ricordato questo. Durante il set, come regista, essere trattato come una sorta di re per un mese, e quindi servito e riverito. Se stava un po' male, tutti erano protettivi, e questo mi ha fatto pensare un po' alla struttura piramidale che ancora nel cinema, nell'industria, e comunque nelle industrie del lavoro italiano, dove comunque c'è uno chef che bisogna servire e riverire. E questo mi ha messo, cioè, imbarazzo, e poi mi ha anche, cioè, mi è servito, però diciamo che è una cosa che qui non mi aspettavo. Quindi sì, questa cosa qua ricordo che ho durante la lavorazione del film. Anche il mio ricordo è legato a un viaggio, nel senso a dei viaggi che facevo prima con la mia famiglia in camper, e ricordo proprio il gusto, principalmente comunque essendo di Napoli, legato al caffè e dei viaggi notturni, che comunque per un bambino di 7-8 anni erano fondamentalmente magici. Il mio ricordo professionale invece è sempre legato al caffè ed è proprio il primo caffè del giorno, ogni mattina durante le riprese del set, in particolare di quello, perché poi ero più grande, in quello, il film che ho girato con Cosimo, e quindi appunto c'era ogni mattina questo caffè che comunque era la salvezza fondamentalmente, il risveglio di ogni giorno. Io allora il ricordo non professionale è quando forse mi sono trasferito a Roma ed era la prima volta che dovevo vivere da solo e camparmi da solo, ed era un periodo in cui vivevo con dei coinquilini terribili con cui quasi non parlavo e rimanevo chiuso in stanza quasi tutto il giorno e sì, ho questo ricordo di queste luci della stanza, di questa atmosfera un po' pesante che poi ho abbandonato dopo un anno perché insomma era insostenibile. Invece professionale, mi ricordo la prima volta che sono andato su un set che mi sono venuti a prendere. Io dormivo da mia nonna perché non vivevo ancora a Roma. E mia nonna non si fidava molto di queste persone che mi venivano a prendere, quindi è uscita in strada e ha aspettato in strada con me che arrivasse quest'uomo. E quando è arrivato quest'uomo, prima di farmi salire in macchina, gli ha fatto tipo il terzo grado, chiedendogli chi fosse e dove volesse portarmi. E poi è arrivato sul set e comunque io mi sono stupito invece di quando mi sono accorto che avevo un camerino tutto mio e mi sembrava incredibile.